insegnato che quando parlo non devo urlare, Gioia, non devo urlare, Gioia, ma devo spiegarti le cose in questo modo più tranquillo, più rilassato. Così è meglio, così tu non ti spaventi, anche se fai qualcosa di estremamente pericoloso, come giocare con l'elettricità quando è ancora collegato. In molti video e in quasi tutti i corsi che faccio con Viva la Dislessia mi occupo della comunicazione tra genitori e figli, come avrai visto anche nella scenetta precedente. In particolare mi capita di dedicare molta attenzione all'uso delle parole e al modo in cui le parole vengono usate. Ma mi rendo conto che non è mai abbastanza e oggi voglio farti riflettere su questa frase. C'è una grande differenza tra alzare la voce e urlare. E poi, è sempre sbagliato urlare? Ci sono delle differenze sottili da tenere in considerazione e nel video di oggi parleremo proprio di questo. Prima di continuare ti ricordo che, per approfondire questo tema e scoprire soluzioni pratiche e maggiori informazioni sul mondo della dislessia, dei compiti, della comunicazione con tuo figlio, delle difficoltà scolastiche, puoi lasciare un mi piace al video, condividerlo e iscriverti al nostro canale. È sempre sbagliato alzare la voce. Sbagliato! Ci sono delle situazioni in cui ha senso farlo, altre in cui bisogna proprio urlare e le vedremo tra un attimo. A volte bisogna usare un tono di voce fermo per trasmettere determinate emozioni. Per riuscire a fare tutto questo al meglio, però, è necessario fare una cosa fondamentale: gestire il proprio stato d'animo. Ma quando si sbaglia usando la voce in un determinato modo? Per esempio, quando si prendono delle decisioni e si usano delle modalità in preda ad emozioni molto forti. E sono due quelle che ci guidano di solito. Una è la paura, l'altra è la rabbia. Se hai paura, allora non devi alzare la voce? Potrebbe essere una domanda. E la risposta che ti do è dipende. Ma dipende proprio. Se vedi un'auto che sta correndo forte verso qualcuno, devi per forza urlare per catturare l'attenzione. Mica gli puoi dire, ehi, guarda che ti stanno per investire. Il problema è se c'è la rabbia. Quello è il momento in cui bisognerebbe o stare zitti o andare proprio via. Qualche tempo fa dicevo dei genitori che stavano partecipando ad un corso con noi che se proprio si dovevano sfogare avrebbero potuto andare in giardino e mettersi ad urlare contro la vanga. Perché? Perché intanto la vanga non avrebbe reagito, non ci sarebbe stata sofferenza per nessuno e si sarebbero sfogati. Il problema però è che nella maggior parte dei casi le persone urlano quando non si sentono ascoltate. E non si capisce per quale strano gioco mentale persino pensano che urlando gli altri ci ascoltino di più. E attenzione, nessuno è immune da tutto questo, nemmeno io che ti sto parlando. È umano sbagliare, è umano farsi prendere la mano. Il problema vero è che se tuo figlio è abituato a sentirti urlare in ogni circostanza, non riconoscerà quando è veramente una situazione di emergenza. Ricordi l'esempio dell'auto? È proprio quello di cui stiamo parlando. Quello che fa la differenza sul serio è rendersene conto e per farlo a volte servono gli strumenti giusti. Può essere il tuo compagno, la tua compagna, tuo marito, tua moglie, può essere un aiuto di un professionista che ti guida. Puoi studiare dai nostri video su YouTube o seguirci nel nostro sito vivaladislessia.com. L'importante è avere la volontà di cambiare dei comportamenti se li ritieni non funzionali. E poi sai alla fine qual è il tuo vero obiettivo? Essere compreso ed ascoltato. Ed è esattamente quello di cui parliamo nel nostro videocorso per genitori Mio figlio non mi ascolta. È un corso nel quale potrai imparare ad avere una relazione migliore con tuo figlio senza stress e smettendo di litigare. Nel nostro corso potrai imparare a gestire al meglio 5 aree. La prima è l'emotività tua e di tuo figlio. La seconda, le aspettative spesso irrealizzabili su quello che potrebbe o dovrebbe fare. Terzo punto è la motivazione di tuo figlio, scoprendo come fare a motivarlo e soprattutto come fare a non demotivarlo. Quarto punto è la comunicazione, attraverso l'ascolto attivo, l'uso dei termini più corretti e quello che abbiamo visto anche in questo video. Cinque, con l'uso di regole precise, che sono il vero segreto per una famiglia che funziona davvero. E ricordati che un corso non è mai un miracolo, c'è bisogno di impegno, di lavoro. Per imparare, per capire come funziona il nostro corso, ti lascerò un link nella descrizione per andare ad approfondire tutte le informazioni che ti servono e, qualora avessi qualche dubbio, sempre su questa pagina troverai il link per parlare gratuitamente anche via WhatsApp con un nostro tutor. E per il resto ci vediamo nel prossimo video di Viva la Dislessia!